Ciao a tutti ragazzi, oggi per un caso fortuito sono qui con il Legend 70, il nuovo Viscount in uscita, diciamo, che insomma si occuperà di pianoforti e dintorni. C'è tanto da dire, sono felicissimo prima di tutto di poterlo provare in anteprima perché questo è, diciamo, uno dei primi che sono stati costruiti, che sono stati assemblati. Adesso cercherò di, in breve, di spiegare di cosa si tratta. Allora, ho suonato subito il pianoforte. Pianoforti ce ne sono all'interno un tot e ce ne saranno altri in futuro. Ho suonato il pianoforte anche per sfatare un po' i rumors che c'erano in giro sul fatto che fosse come una specie di Seven, di rifacimento del Seven. Quando mi ci sono seduto, la prima cosa che ho provato è stato il pianoforte, perché in realtà questo è un 88 tasti, cioè nel senso è proprio pianistica, quindi non mi sono collegato immediatamente alla questione dei Rhodes, mi sono collegato al pianoforte perché è bello, suona bene, questo è uno, ce ne sono altri. Questo è un po' più aggressivo, poi ci sono anche, questo è un giapponese. Comunque, vabbè, ci torneremo dopo. Allora, la cosa più importante da dire è che questa è una macchina estremamente, in realtà, complessa, nel senso buono del termine, nel senso che farà tante cose, ma la sua particolarità principale è quella di essere modulare. Nel senso, modulare perché si potrà comprare a 73 tasti o 88 tasti e avrà all'interno delle possibilità che potremo scegliere noi, nel senso. Di base avrà montati, diciamo, questi moduli, uno che sarà quello dei piani elettrici, quindi conterranno Rhodes, CP, Wurlitzer e compagnia, e poi ci sarà un sound collection dove ci saranno invece suoni, diciamo così, vari, che possono essere pad, strings, brass, sintetizzatori, organi, bassi synth, bassi acustici e chi più ne ha più ne metta, e anche dei pianoforti. Dei pianoforti che non saranno quelli che avete sentito. Perché? Perché se vorrete invece avere una sezione dedicata ai pianoforti, potrete, come si può dire, installarla nella macchina a livello fisico proprio, oppure averla già installata. Cioè, sceglierete voi quali sono i moduli che volete utilizzare. Io qui ho per esempio il piano elettrico, un modulo di piano acustico, un modulo clavinet, quella sound collection di cui vi parlavo dove ci sono tutti i suoni vari, poi ci sarà, qui addirittura c'è un external che mi permetterà di avere, diciamo, un'implementazione MIDI un po' più complessa per poter gestire iPad, moduli di generazione sonora aggiuntivi o di altre aziende, quello che vi pare, insomma. E poi abbiamo due moduli di effetto che possono essere messi in serie o in parallelo, entrambi avranno all'interno la stessa quantità di effetti, quindi voi potrete per esempio avere due phaser o piuttosto che due saturazioni sovrapposte, due compressioni, insomma tutta una serie di cose. Il pianoforte, i Rhodes, quel mondo lì sono un po' un rompiballe da quel punto di vista, nel senso che è la cosa che è più difficile in realtà, è anche la cosa che utilizzo di più e quindi non si è mai contenti, non si trova mai la situazione ideale. Allora, quello che mi è piaciuto è stato prima di tutto sedermi e sentire adesso per farla suonare anche un po', per esempio, un Rhodes così. Questo è col Rotary, cosa un po' inusuale, inusuale, oddio. Cose che si facevano. Sentite come si muove. Allora, adesso non vorrei dire stupidaggini, ma questo credo che sia a modelli fisici. Mentre i pianoforti che abbiamo sentito non erano modelli fisici, erano a campionamento. Questi a modelli fisici, chiaramente adesso voi state sentendo uno dei tanti settaggi possibili, nel senso che proprio perché a modelli fisici, un po' come succede in tutte le macchine a modelli fisici, abbiamo a disposizione poi un editor con cui personalizzare il suono e rendere la macchina quello che ci piace. Quindi insomma, non fate affidamento su quello che state sentendo. Perché proprio per quello che riguarda i suoni, che in questo caso sono generativi, le possibilità sono molto ampie. Io ho avuto la sensazione più che altro, come si può dire,
questo è l'uno, quello che avete sentito prima era un po' più campanelloso, questo invece vedete che c'è una certa carogna. Questa tastiera, la risposta è veramente micidiale, cioè diciamo che la cosa che mi ha entusiasmato di più personalmente è il fatto che metta insieme un po' tutto quello che normalmente, se da una parte c'è il suono bello, la tastiera brutta, dall'altra parte c'è sempre una, qui ancora l'una, quell'una lì non l'ho trovata, quindi speriamo che rimanga tutto a questo, diciamo, livello, se non migliorare ulteriormente. Ora, il Rhodes l'avete sentito, devo dire che è veramente bello. Poi chiaramente, per esempio, gli effetti, adesso io qui vedo phaser, vediamo se riesco a... Allora, qui c'è la possibilità di scegliere su quale dei due effetti si sta lavorando, decidere se metterli in serie o in parallelo, questo è importante, non sembra, ma molto importante. Poi, per esempio, io qui voglio mettere il phaser sul piano elettrico, metto on e poi gli dico che questo è sul piano elettrico. Ecco fatto, si accendono anche delle luci, vi so spiegare, ma è tutto abbastanza intuitivo. Per ogni pannello, per ogni modulo, chiamiamolo, ci sono dei disegni che fanno capire che cosa si sta utilizzando, se gli effetti sono entrambi in funzione o meno. Comunque ho messo il phaser, qui ho chiaramente i controlli poi. I controlli del phaser, sto esagerando, ma posso insieme al phaser mettere qualcos'altro, insomma quello che voglio. Oltretutto, oltre a questi effetti esterni dove ci sono anche degli amplificatori e compagnia, per ogni modulo ci sono degli effetti che diciamo sono dedicati a quel mondo. Quindi, per esempio, nel caso dei piani elettrici c'è il tremolo e ci sono vari modelli di tremolo, quindi per i vecchi modelli che sono stati fatti dei vari piani elettrici ci sono dei tremoli che simulano quegli strumenti e quegli effetti. Adesso, per esempio, io qui tolgo l'effetto, ecco, per esempio questo è il tremolo. Quindi diciamo nel caso dei piani elettrici abbiamo degli effetti in più oltre che ai due moduli di effetti. Allora, abbiamo il clavinet, e per il clavinet abbiamo un altro modulo a parte dove abbiamo tutte le possibili, sembra veramente di essere di fronte a uno strumento vero. E anche questi sono modelli fisici. Anche in questo caso, come succede spesso per gli strumenti a modelli fisici, l'interazione è immediatamente organica, diciamo, morbida, tonda. Quindi ci si sente un po' di fronte a qualcosa di realistico. Ecco, questo era un preset che ho trovato dove c'era il wah a pedale, si può avere un auto wah anche volendo, ma comunque questo è sempre più comodo. Adesso faccio un tentativo, cerco un suono che potrebbe interessare a me, per esempio. Adesso io in questa situazione, volendo, posso anche cambiare il... Ecco, adesso sono passato da un clavinet a un Wurlitzer utilizzando lo stesso settaggio degli effetti, e quindi un wah e un fuzz, e posso decidere chiaramente come accoppiarli e cosa fargli fare. Le possibilità sono davvero enormi. Adesso tornerei a qualcosa di più. Non abbiamo considerato il CP, che devo dire è veramente... bello.
tutti molto belli i suoni. Sembrano uscire con una certa, come si può dire, sono sorridenti, quindi mi fanno pensare anche a una certa efficacia, tornando al discorso, perché si sa che, insomma, un pochino di questo punch anche in alto serve, insomma, è importante. Per farvi sentire un po' i suoni, pensavo di... Qui ci sono dei preset che tra l'altro ha fatto Gianluca Tagliavini, quindi insomma ci fidiamo. Perché questo è lo strumento che è nelle sue mani, che insomma il team sta cercando di mettere a punto. Questo è un Rhodes. Chiaramente poi con questi settaggi, voi con gli stessi settaggi avete l'opportunità di cambiare modello del Rhodes nel momento in cui volete, cioè nel senso lo volete un po' più scuro. Questo qui, il primo, si possono cambiare tutti. Questi sono tutti modelli di Rhodes diversi, questi. Suonano tutti molto bene, devo dire, eh? Questo è un Burlitzer. Comunque, tornando a noi, i preset. Questo è un Rhodes Cold Phase. Questo con il Rotary, quello che vi ho fatto sentire prima. Molto bello, questo mi piace tanto. Poi c'è questo pianoforte, che è il primo che ho suonato quando l'ho acceso. Che ha questa caratteristica estremamente potente. Com'è aggressivo al punto giusto, anche qui stessa cosa. Se io voglio mantenere i settaggi e scorrerli, questo è l'uno, questo... insomma, ce ne sono un po' e li abbiamo già sentiti. E poi ci sono anche questi suoni. Insomma, sentite la qualità anche, nonostante questi facciano parte, diciamo, di un modulo che serve a fare un po' di tutto, ma ne avete tantissimi di suoni. C'è la possibilità per ognuno di questi suoni di intervenire sul cutoff, la resonance e l'attacco, nel senso. Per esempio, questo su tutti quelli, tutta questa collezione di suoni che possiamo così, diciamo, mettere nella categoria others di tutte le altre aziende che utilizzano questo sistema per sezioni. La differenza fra questo e gli altri è che questi sono dei moduli che voi potete scegliere di utilizzare o meno, nel senso, se io voglio un Rhodes e ho bisogno del Rhodes, compro un modello dove c'è il Rhodes, ha 73 tasti e vado in giro a suonare il Rhodes e pesa di meno, c'è quello che mi interessa e basta. Se non voglio il clavinet, perché non suono mai clavinet, non lo metto. Questo cambia la questione della spesa. Del peso, probabilmente anche se in questo caso in minima parte, ma comunque ve lo potete un po', diciamo, come si può dire, apparecchiare come vi pare, diciamo. E trovo efficace avere la brillance, diciamo, la brillantezza, come diciamo noi, a portata di mano e magari se ho bisogno di bucare particolarmente. Farlo velocemente, la sensazione che ho adesso, così proprio naturale, è che sia una cosa che funziona. Insomma, uno strumento estremamente
intelligente. Poi, oltre a questa brillantezza, chiamiamola così, per dirla in italiano, abbiamo a disposizione un equalizzatore che qui è a tre bande, ma all'interno della struttura, diciamo, dell'architettura sulla quale potete intervenire qui con l'editing e tutto, abbiamo altri 5 tipi di equalizzatore, cioè nel senso è una macchina estremamente completa. Come stavo dicendo prima, un domani uno può scegliere di comporla, diciamo, come gli pare. Oltre a questo, chiaramente, adesso se uno compra il piano, se ha dentro il modulo del pianoforte, se un domani esce un nuovo suono di pianoforte della Viscampo, lo può inserire su questo modulo. Chiaramente, se un domani questo modulo non basterà più per accogliere dei suoni che verranno fatti in futuro, allora a quel punto si potrà cambiare solo quel pezzo di hardware. Questa è la cosa che volevo dire e che è interessante. Non mi dovrò comprare la nuova generazione di tastiera. Soprattutto poi c'è anche il fatto che è molto probabile che, proprio questo è un discorso che è avanti per questo motivo, se qualcuno di noi avrà questo strumento e comincerà a dire mi piacerebbe che ci fosse, che ne so, un modulo FM che mi permetta di avere un po' di suoni DX veri, fatti un po' in un certo modo. Dangaridanga, magari capito, loro dicono, cioè, facciamogli sto modulo dell'FM che mi permette di avere quel tipo di sintesi. Non tolgo il clavinet oppure tolgo il sound collection, un suono, non lo so, lo metto su e c'ho il suono FM con il piano degli anni 80. Adesso ho detto una stupidata, potevo dirmi le altre cose, virtual analog, qualsiasi cosa. Questa cosa qui è assolutamente interessante. Io, a parte questo, suono un pochino nella speranza che possa aiutarvi a sentire un po' la pasta di questo strumento qua, che è uno strumento che c'ha un cuore, va esplorato nella speranza che esca prima possibile, che no, mi sta già facendo venire voglia, insomma. E niente, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per avere mie notizie quando combino qualcosa. Vi ringrazio, vi saluto e suono un po'. Un abbraccio, ciao. Suono non stacca.